Per la Mercedes classe C non è tempo di riposare sugli allori, nonostante i lusinghieri risultati di vendita ottenuti dalla quarta generazione, prodotta a partire dal 2007 in più di 1 milione di esemplari, ecco un corposo restyling che modifica oltre 2000 componenti. Grazie al vistoso facelift, la classe C consolida così i classici stilemi Mercedes, acquisendo una maggiore personalità ed una tecnologia d'avanguardia per migliorare la sicurezza ed il piacere di guida, abbattendo consumi ed emissioni. Tra le versioni più gradite della clientela italiana spiccano i modelli Station Wagon, naturalmente preferiti con motorizzazioni turbo diesel e allestimento executive. Destinata ad ottenere ampi consensi nel nostro paese, la C220 CDI Blue Efficiency, oggetto della nostra prova, che traduce sia visivamente che su strada le notevoli migliorie apportate a questo modello. Esteticamente, le versioni executive come le Avantgarde presentano un look decisamente più moderno ed aggressivo, che oltre alla presenza dei fari bixeno e delle luci diurne a LED, ha nella mascherina con la stella a tre punte integrata il suo elemento distintivo. Raffinato ed elegante, ma con un tocco di sportività che certo non guasta, l'abitacolo è stato ampiamente rivisitato per semplificare l'azione del conducente ed incrementare il comfort di bordo di tutti gli occupanti. Le versioni Station Wagon dispongono inoltre di un ampio bagagliaio, la cui capacità di carico arriva abbattendo i sedili posteriori a ben 1500 litri. In grado di offrire un maggior rendimento e minori consumi, il brillante 4 cilindri CDI di 2.2 litri Blue Efficiency sviluppa una potenza di 170 cavalli ed una coppia di 400 Nm già a 1400 giri. Abbinato al cambio automatico 7 G-Tronic Plus disponibile a richiesta, assicura una velocità massima di 232 km/h ed un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,1 secondi ed un consumo medio che grazie anche al dispositivo start and stop è di soli 5,2 litri di gasolio per 100 km. Molto contenute sono anche le emissioni di CO2 che si attestano in media a 136 grammi chilometro. Caratterizzata da un assetto abbastanza rigido, la grintosa Station Wagon tedesca esibisce un handling dall'impronta decisamente sportiva, con fenomeni di beccheggio e rollio piuttosto contenuti e con inserimenti in curva estremamente rapidi. Ben ancorata al terreno dunque, vanta un comportamento diretto, ma anche facilmente gestibile, che per una guida più performante si avvantaggia della possibilità di utilizzare la trasmissione automatica in funzione sequenziale. Mercedes-Benz rinnova la classe C, che è il cuore della gamma Mercedes, dopo 8 milioni e mezzo di esemplari venduti, fra l'altro anche un grande successo in Italia, e si rinnova nel design esterno, anteriore e posteriore, quindi molto più sportiva, più aggressiva, si rinnova negli interni, dicevamo, nelle forme e nei materiali, presi in prestito dalle sorelle maggiori, dalla classe CLS ad esempio, e si rinnova soprattutto sotto pelle, nuovi motori che mantengono inalterate le prestazioni ma consentono di ridurre i consumi grazie alla tecnologia Blue Efficiency fino al 31% di consumi in meno, un risultato strepitoso se pensate che già i consumi di classe C erano ottimi. Siamo riusciti con ulteriori interventi, fra cui lo start stop di serie su tutta la gamma di classe C, a ridurli ulteriormente.